Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Come vedete qua a mio fianco, oggi voglio parlarvi della mia pialla a spessore. Pialla che utilizzo ormai da un po' di tempo, più di 2 mesi, e mi trovo benissimo. Sicuramente se siete iscritti al mio canale mi avrete già visto utilizzarla in diverse dei miei progetti. Niente, come prima cosa voglio spiegarvi perché pialla a spessore e non pialla a sfilo e spessore come di solito viene utilizzata da chi crea lavori hobbistici. Allora, la differenza qual è? Che pialla, filo e spessore è una pialla più piccola, quindi più facile da trasportare, pesa di meno e consuma anche meno spazio, quindi se finite di utilizzarla potete riporla in un angolo. Poi consuma molto meno corrente, quelle invece a spessore sono molto più potenti, per esempio questa è 2 kWh, quindi consuma parecchio. E soprattutto qual è la differenza? Che costano la metà. Di solito le pialle a filo spessore costano molto di meno. Invece le pialle a spessore sono, diciamo, un po' più professionali e di solito vengono costruite soltanto, come si chiama, dalle ditte specializzate tipo Makita, Metabo oppure Devolt, quindi hanno dei prezzi molto più alti. Fate conto che quella che costa di meno è quella della Makita e costa 650 euro più spese di spedizione. Io non volevo spendere così tanto come si chiama, per fare dei lavoretti hobbistici, però comunque ormai ero in fissa che volevo una pialla a spessore. E mi sono imbattuto in questa marca, una marca particolare, una marca che praticamente non conosce nessuno qua in Italia, che si chiama Dedra, anche perché non è venduta in Italia. È una marca polacca che costruisce elettroutensili ormai da anni, come si dice, per lavori hobbistici. Mi sono informato, ho letto un po' sul web e i feedback comunque erano tutti positivi. Ho deciso di comprarla. All'inizio ero un po' dubbioso perché mi sembrava un po' spoglia, poi quando sono entrato nel loro sito ho visto che bene o male gli elettroutensili che costruiscono sono bene o male della stessa idea. Come vedete sembra un po' spoglia, questo perché? Perché di solito le pialle costruite da Makita o dagli altri suoi competitor sono costruite con molta plastica, quindi la plastica la devono fare per essere più robusta, un po' grossa, quindi riempie di più, diciamo, il corpo macchina. Invece questa ditta costruisce quasi tutto completamente in metallo. Partiamo con le basi, che sono in lamiera molto robusta, spessore 2 mm. Chiaramente il corpo macchina, cioè praticamente il cuore della macchina, che è questo, è completamente costruito in ghisa, spessore 1,5 cm, molto robusto e molto pesante. I laterali, come vedete, sono in metallo spessore 12 decimi, verniciati a polvere. Cosa molto particolare addirittura, come si chiama, vedete le impugnature per spostare la macchina, anche queste addirittura sono costruite in metallo. Come anche la leva, come vedete, per alzare e abbassare la metrica, quindi lo spessore di taglio, anche questa è in metallo. All'interno della scatola, chiaramente oltre la macchina, troveremo il libretto delle istruzioni che è scritto solo in polacco e poi, come vedete, anche gli attrezzi per cambiare le lame. Qui troviamo il pulsante per l'accensione, basta alzare e schiacciare il bottone verde e quando invece vogliamo spegnere la macchina, basterà cliccare. Questo pulsante invece a cosa serve? Questo serve per la sicura. Cosa succede se ci sarà un abbassamento di tensione o se si bloccherà qualcosa all'interno della macchina? A me è già successo, come vedete qua è sfrisato, perché ho inserito un pezzo di un bancale che avevo smontato e c'era ancora attaccato un chiodo. La macchina si è bloccata, ho dovuto alzare, sfilare il legno e rischiacciare il pulsante, perché sennò altrimenti la macchina non sarebbe partita. Questo è il retro della macchina, come vedete questa è la parte in ghisa. Questa è l'unica parte in plastica che sarebbe il serbatoio dei truccioli. Qua c'è chiaramente il collegamento per l'aspiratruccioli e ovviamente il basamento, anche da questa parte, è reclinabile per il trasporto. Qui abbiamo il cavo della presa che è lungo 2 metri, all'incirca 2 metri. Ora vi darò un paio di informazioni sia sulle caratteristiche che anche su dove l'ho comprata. Come vi avevo già detto, è un 2 kWh, compie 8.000 giri al minuto, non sono tantissimi, basta pensare che quello della Revolt ne compie 12.000, quindi sono un terzo in più, e quello della Makita è 10.500, mi pare. Si possono inserire legni fino a 33 cm, con uno spessore minimo di 7 mm e massimo di 17 cm e 3.
Poi pesa 27 kg, anche questo è un buon dato, perché tipo quella della DeWalt pesa 37 kg e quella della Makita mi pare intorno ai 33-35, quindi questa è molto più leggera se dobbiamo spostarla o trasportarla. Ora parliamo del prezzo del prodotto. Io l'ho pagata 319 euro, spedita. L'ho comprata su una ferramenta grossissima che lavora in tutta Europa, che si chiama Rotopino. Se voi mettete rotopino.it, come si dice, troverete anche in lingua italiana, troverete anche questa ferramenta in lingua italiana e dove ha prodotti a dei prezzi ottimi. Io ho già comprato altri prodotti, sono velocissimi, in 24 ore vi arriva il prodotto anche se è spedito dalla Polonia. In più, se volete andare a vedere il sito di questa marca, dovete andare su Dedra Tool, quindi Dedra, Tool, e vedrete gli altri come si chiama, macchinari che vende questa ditta. Niente, ora siamo pronti per andare in officina e testare il prodotto. Testeremo domani che sarò vestito del lavoro e poi tireremo le nostre conclusioni. Ora testiamo la macchina. Questo legno è un pezzo di una finestra che ho smontato in noce massello. Come vi dicevo, basta abbassare e schiacciare il bottone per accenderla. Ho puntato la macchina a 1 mm, come vedete è uscita liscissima, senza imprecisioni. Possiamo anche provare a piallare 2 mm, vediamo come viene. Come vedete, la piallatura è uscita perfetta. Siamo giunti al termine della recensione. Come avete visto, la macchina funziona in maniera egregia. Io sono contentissimo di averla comprata. Ho lasciato il volume acceso, non l'ho tolto, per farvi sentire che la macchina è molto rumorosa. Mio amico ha quella dell'Einel a filo spessore e fa molto meno rumore. Ho lasciato il volume così almeno se foste intenzionati a comprarla, ma magari avete il laboratorio in garage, non penso che sia adatta per voi. Io la utilizzo nel mio capannone, intorno ci sono i campi, quindi per questo non ho problemi. Mi sono dimenticato di dirvi che la pialla al massimo spessore di 2 mm e mezzo. Di solito le pialle a spessore riescono a piallare anche 3 mm e talvolta alcune anche tipo quella della DeWalt 3 mm e mezzo, non è il caso di questa. Comunque 2 mm e mezzo è già un buono spessore. E niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e ci vediamo per la prossima recensione. Buona serata.